Eccoci qua, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di effettistica. Io ho preparato una traccia di un semplicissimo synth, ma diciamo che il senso di questo video è quello di valutare una possibilità di gestione dei delay e dei riverberi che può essere applicata a qualunque strumento solista o anche non necessariamente di primaria importanza nel mix, ma comunque sia qualunque strumento mono. Come può essere un esempio su tutti un solo di chitarra che ha bisogno di acquistare spazio, che ha bisogno di acquistare, di acquisire la sua dimensione e che ha bisogno di sostanzialmente essere tramutato da mono in stereo tramite l'utilizzo degli effetti, perché in realtà poi uno dei fini principali dell'utilizzo di riverberi oppure di delay, oppure di entrambi in maniera combinata, è quello di ottenere poi un risultato finito nel quale, con il quale noi otteniamo da una traccia mono una traccia finita stereo, quindi che abbia un'importanza, un'autorevolezza e anche, secondo me, proprio un colore diverso e più efficace nel mix. Vi faccio sentire subito la nostra traccia di partenza. O meno sempre così, quindi è un semplicissimo motivetto suonato con un synth che poi viene aperto e chiuso con i toni. Ovviamente una traccia del genere risulta piatta, asciutta, schiacciata in mezzo, ci mancherebbe altro, è mono, quindi proviamo ad intervenire con gli effetti. Allora, io ho preparato queste due tracce azzurre che sono un canale effetto con caricato un delay e un altro canale effetto con caricato un riverbero. Allora, cominciamo insieme ad attivarli e a programmarli. Adesso ci sono proprio di default, come se aperta la finestra. Non saprei neanche dirvi come sono, nel senso che li valutiamo insieme. Allora, partiamo con l'assegnare dalla nostra traccia synth la pittura di un colore più riconoscibile, per esempio rosso. La nostra traccia synth manderà a 0 dB al nostro canale delay il segnale. Quindi a questo punto, se noi attiviamo il fade del delay, qualcosa succede. Ok, allora proviamo a vedere insieme il delay. Io direi partiamo da un settaggio che per quello che vogliamo ottenere, secondo me è abbastanza tradizionale e secondo me è anche efficace. Allora io seleziono non un single, ma un dual echo, così l'ho in aiuto. No, questo. Questo, eccolo qua. Lo vedete qui dove sto cerchiando col puntatore, un dual echo che è praticamente un delay stereo, quindi stereo. Quindi avrò la ribattuta left e la ribattuta right. Allora, qui ho semplicemente la selezione, vedete, tramite le figure ritmiche. Io adesso sto utilizzando questo plugin, ma ovviamente, come sempre, tutto ciò che vi faccio vedere con i miei plugin può essere replicato con qualunque altro plugin voi abbiate acquistato e insomma che vi piace di più. Allora, io ho un canale left, echo 1, che lascerò all'ottavo. Un canale right, che è l'echo 2, che lascerò all'ottavo puntato. Questo mi permette di avere una figura abbastanza scoperta da quella che probabilmente sarà la figurazione ritmica, in questo caso monoritmica, del synth di partenza. Io direi, partiamo con il nostro tap tempo. Io adesso, questa è una traccia che non fa parte di un progetto, ovvero di una canzone, quindi non ho la velocità di metronomo, non sappiamo esattamente la velocità in BPM, non c'è problema, la troviamo noi col tap tempo. Quindi mando in play un secondo. Forse è finita. Ah no, eccola qua. Ok. Ok, io più o meno col tap tempo, cliccando col puntatore, cliccando col mouse, ho, diciamo, individuato in linea di massima il tempo del nostro delay. Allora, sentite innanzitutto questa figurazione con un pizzico di feedback. Allora, innanzitutto andremo a 100% wet con il mix, perché in realtà problemi di fase in digitale non ce ne sono, perché non ci sono latenze temporali, però comunque sia,
non ha senso dare dry al canale effetto, questo è un punto molto importante, eccomi qua, non ha senso dare dry, deformazione chitarristica, non ha senso dare dry al canale su cui è posizionato il delay, perché noi avremo dalla nostra traccia, per definizione, essendo un processing in parallelo, dalla nostra traccia avremo il controllo di quanto suono originale, cioè dry, utilizzare, e con questo fader andremo a comandare la quantità di ritorno degli effetti, quindi io metterei subito 100% wet. Contemporaneamente un pochettino di feedback, così abbiamo un po' di il feedback è quello che determina quante ribattute farà il nostro delay. Ok, a questo punto la prima operazione da fare, secondo me, è quella di scurire il nostro delay. Perché fare questo? Tanto più il delay è fedele a quello che è il suono originale. Cioè il delay è praticamente un eco che mi ribatte la nota originale che riceve in ingresso. Tanto più lui è fedele, quindi tanto più è cristallino nella sua ribattuta, tanto più questa ribattuta creerà delle volte delle figurazioni ritmiche interessanti, altre volte magari potrebbe infastidire il portamento ritmico della parte principale, della parte originale stessa. Quindi, secondo me, a meno che non si vogliano creare delle cose alla The Edge, o a meno che non si vogliano fare utilizzi smaccatamente ritmici del delay, e non è il nostro caso, perché noi vogliamo semplicemente creare un ambiente attorno alla nostra traccia, io vi consiglio di scurirlo. Scurendolo, io vado sostanzialmente a levare l'impatto ritmico determinato dai transienti che si sentono di più nella parte chiara dello spettro. Se io scurisco, sento di me, distingo meno. Se voi provate a scurire un bus di batteria, distinguete in maniera molto meno definita i colpi. Ecco, fondamentalmente questo è un principio che succede con tutto. Tanto più io schiarisco, tanto più definisco il suono, soprattutto nei suoi transienti d'attacco, nei suoi dettagli, tanto più io scurisco e tanto più invece io levo definizione. Allora, questo delay ha un high cut, non a caso, e un low cut, che però io preferirei non utilizzare, perché non tutti i delay li possiedono, quindi magari il delay che state utilizzando voi non ce l'ha, quindi io faccio alla vecchia maniera, carico semplicemente un plugin di equalizzazione e lavoriamo da qui. Quindi, a questo punto io cosa faccio? Metto un paio di filtri agli estremi di banda e vado, allora io alzo a dismisura il volume del delay e poi lo vado a restringere agli estremi di banda, sentite? Adesso va bene. Quindi faccio in modo che il delay vada ad agire solo nel mid range. In realtà il low cut era quasi inutile, anche all'abitudine io tendo sempre ad utilizzare i filtri da tutte e due le parti, pressoché su ogni traccia. In realtà, come vedete dall'analisi spettrale, vedete che è già... molto ben filtrato di suo in basso, nel senso che è già molto ben filtrato il suono di partenza, però vi invito a riflettere su una cosa, che anche l'utilizzo di un piccolo low cut, ad ogni modo ingrandisco full screen il mio equalizzatore, guardate questa linea che adesso vedrete in grigio chiaro, che sembra una specie di fantasma, è la vecchia curva di equalizzazione, quindi vedete che qualcosa ho tolto in basso, guardate. Questa è la vecchia, questa è la nuova. Vedete come decadono le basse frequenze in maniera diversa? Io qui avevo del rumore che mi arrivava fino a 30 Hz. Qui invece, con l'utilizzo di questo low cut, vado a portare
la mia zona più bassa a 70 Hz, quindi diciamo che fra i 30 e i 70 ho comunque ripulito un pochettino, e questa secondo me è una cosa che male non fa, ecco, mettiamola così. Quello che ho fatto invece in maniera consistente è stato tagliare, ho tagliato a 7800, comunque in zona 8000 Hz, e ho scurito in alto. Sentite come suona senza il filtro. Sentite quando si aprono i toni del synth, come diventa cristallina la parte alta del suono. Sentitelo col filtro acceso. C'è sempre, perché comunque c'è di fatto il suono dry, però le ribattute del delay non sono così fastidiosamente cristalline. Sentite queste specie di bells che si vengono a creare. Col filtro attivato io li perdo, per fortuna. Questo sostanzialmente mi permette di dosare una quantità maggiore di... Adesso chiaramente è altissimo il delay. Però mi permette di dosare una quantità maggiore di delay a livello di balance fra wet e dry. Quindi con questo mio fader ne potrò dare un pochettino di più rispetto all'eventuale delay non filtrato, perché sento meno la parte che mi dà più fastidio. Quindi il concetto è quello che, sentite, con un blend decente già non funziona male. Mando in play la traccia. Noi eravamo partiti così, eh? È già un'altra storia. A questo punto immaginiamo di voler riverberare il nostro synth. Allora, se io vado ad attivare la traccia riverbero, la sto attivando dalla traccia dry del synth in questo caso, quindi sto riverberando il mio synth originale. Io adesso metto in mute un attimo, è già in mute, perfetto. Quindi lascio in mute un attimo il delay e ascolto il mio riverbero. Teniamo l'importante, 5 secondi. Ok. Allora, una cosa molto interessante, perché fondamentalmente quando si va a riverberare, effettare molto, allora, per carità, ci sono alcune tracce all'interno della canzone che è giusto che siano straeffettate, perché magari sono delle seconde, terze, quarte, quinte, chitarre, tastiere che hanno bisogno di creare, diciamo, il fondo del nostro mix, quindi è bello che siano bagnatissime di effetti e che stiano molto molto lontane. Però quando in una situazione più tradizionale si vuole dare una riverberazione ad una traccia solista, che può essere anche la voce stessa peraltro, però o un solo di tastiera o un solo di chitarra, secondo me una pratica interessante è quella di non esagerare con la quantità di riverbero. Allora io adesso lascio tutta questa traccia aperta. Non esagerare con la quantità di riverbero sulla diretta. Sentite? Sentite in coda il delay, scusate, il riverbero c'è, ma non troppo. Lo accendo. Il delay, tenete presente che è in mute la traccia, quindi non sta suonando. Allora, senza riverbero, con il riverbero. Gli dà un pizzico di ambiente, ma senza eccedere. A questo punto, ovviamente, io, per quella che ipoteticamente poteva essere la mia idea di partenza, io dico ok, buono, ci sta, ma vorrei sentire di più l'effetto. Benissimo, lo vado a mettere in coda al delay. Quindi immaginate un suono che si attiva la nota fa lavorare il delay, le ribattute del delay hanno le code molto più lunghe, molto più allungate dal riverbero. Quindi tutto questo è come se fosse un sistema piramidale.
Per cui alla fine il suono di partenza, cioè la traccia rossa del synth, il mio suono dry, rimane più o meno sempre lì in mezzo. Non viene completamente bagnato dall'effetto, ma viene attorniato dall'effetto. Quindi io mantengo attraverso la traccia dry la presenza. E attorno a questa traccia metto invece molti effetti. In questo caso vado a riverberare molto la ribattuta del delay per creare un ambiente il più grosso possibile attorno, senza far sì che l'ambiente mi mangi la traccia stessa. Eccoci qua, così mi piace. Noi eravamo partiti da qua. Alzo un pochettino il livello d'ascolto, sto zitto e alzo un attimino il master del progetto. Vi faccio sentire da dove siamo partiti e dove siamo arrivati col nostro utilizzo, ripeto, combinato di delay e di riverbero, fatto in modo che fatto in modo che il mio synth, quindi la mia traccia dry, venga ribattuta con un delay, ma il riverbero agisce in quantità separate, vedete una decina di dB in meno sulla traccia e una decina di dB in più sulla traccia ritorno del mio delay. Quindi io ho riverberato con lo stesso riverbero, ma in quantità separate, la diretta e il delay. Sentite tutto in dry e poi con questo bottone, vedete che si accendono anche i plug sulla finestrella, vado ad accendere gli effetti. Vado. Eccoci qua, sentite che abbiamo creato un bell'ambiente, bello nel senso di grosso, attorno al nostro synth, però con due caratteristiche importanti che abbiamo mantenuto. Prima di tutto la presenza. Sentite che quando il synth si schiarisce, i toni si aprono, io a livello proprio percussivo ho la percezione esatta del transiente iniziale di ogni nota, quindi mantengo la definizione. E contemporaneamente, adesso vi faccio riascoltare, provate a prestare attenzione a questo aspetto. Grazie all'EQ, che vi riapro, che abbiamo messo dopo il delay, noi abbiamo sulla diretta l'aumento e diminuzione della presenza, quindi del volume percepito, in funzione del fatto che i toni si aprano o si chiudano. Ma la quantità di ambiente, che è principalmente pilotata e dovuta dal delay, grazie a questi toni chiusi, ok, rimane più o meno uniforme. Non abbiamo la sensazione che appena si aprono i toni del synth cominciano a ticchettare le note per colpa del delay da tutte le parti, ma l'ambiente rimane uniforme, mentre invece il suono dry mantiene la sua dinamica. Provate a sentire, ve la rimando dall'inizio. Sentite? Sentito? Quando si schiarisce il synth, il delay che viene pilotato dal synth stesso, essendo chiuso da un filtro, rimane a livello costante. Quindi ho la dinamica originale, dovuta all'apre-chiudi, che ovviamente l'ha scelta il musicista, e quindi, o il produttore, non lo so, quindi deve essere conservata in mix, però contemporaneamente l'ambiente intorno non si muove dinamicamente nella stessa maniera, ma rimane fisso, e rimane fisso perché l'abbiamo scurito col filtro. Questo è un tipo di effettistica, in realtà, una volta capito più o meno come funziona, molto semplice da applicare e che funziona secondo me molto molto bene per tutti gli strumenti solisti, ma in realtà anche, esagerando un pochettino di più nella quantità di effetto come abbiamo fatto adesso, anche per creare da un semplicissimo suono mono, dalle classiche due notine di tastiera, un bel tappeto che può fare da, diciamo, cornice e da fondale, per meglio dire, al nostro mix.
provate e sperimentatelo ovunque, che secondo me si può utilizzare con successo in un sacco di occasioni. Buon lavoro e ci vediamo il mese prossimo. Ciao a tutti!